mio piacere, io sono Franco Taglialatina. Bene, 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 bene. La signora Palumbo chi è? Sono Taglialatina, ma una femmina ci sta. Io non do mai niente per scontato. Il mio motto è: siamo tutti uguali davanti alla legge. E beh, ci sono pure quelli che si mettono a re da legge. E commissario, signor commissario, ma che cosa dobbiamo questo piacere? Formalità, signora, mera formalità. E mera formalità. Ciao, tanto si tasse. Anzi, le dico che non sarei nemmeno venuto qua se non avessimo ricevuto una lettera anonima. E chi l'ha scritto questa lettera anonima? Anonima, non si sa. Dunque, il tenore della lettera. L'ha scritto un mandante. Il tenore. Signora, lei scherza. Ha detto bene. È vero, Watson? Questa è una cosa che non è tale. Watson, sei fermo. Perché io faccio cantare. Fai cantare! Oh, signor commissario, a me mi piace tanto a cantare. Usami, se mi piace, voglio cantare. Sì. Che volete cantare? Voglio cantare, che voglio cantare? Non lo so, ci credo anche le cavoli di voi. La Tosca? La Tosca. Sì, la Tosca è perfetta. La Tosca è perfetta, perché vuole dire che come a Tosca ci vuole tanto a bacio. E se non ci vuole salottino. Ma chi lo fa cantare? Signora, ma lei non si deve preoccupare, è vero Watson? Dunque, il contenuto della lettera lo conosco a memoria. Tengo stampato qua, memorizzato. Giovanni Coltiello non è morto in un incidente. Indagate in casa di Elena Palumbo e scoprirete la verità. Ma guardate con famoso! Naturalmente noi riceviamo tante di quelle soffiate fasulle. Micomani, burloni, petomani. Ah, però ci stanno i petomani, poi ci fasulle ci stanno vecchi. Ma qui c'è un curioso particolare che fa pensare. Che fa riflettere! Cominciamo, ci sta un buon uomo, un bello minero, tutti si possono essere un po' più chiaro. Bene, Tagliatella, sarò descrittivo. Come diciamo noi, elementare, Watson. Attenzione, dunque, il A. A. Coltiello. Nell'imminenza della... partenza! Incontrandosi con l'assicuratore Alberto Secondo! Bravo! Grazie! Senti l'urgente! Senti l'urgente! Bisogno di stipulare un'assicurazione sulla panza! Vita, signora! Sulla vita! Sulla vita! Oh, marito mio, fai la usata a me prima di partire! Ma la polizza non è a favore suo! Dei figli? Nemmeno! E di chi? Di Franco Taglialatina. Uè! Povero amico mio, quanto ci volevamo bene! E già, amici inseparabili! Affari insieme, partenza insieme, letto insieme, ma caduta in mare non insieme! E questo mi dispiace, commissario, che non sono riuscito a salvarmi! E allora? Perché i due amici che si vogliono... che si vogliono... bene, tanto da... intestarsi un'assicurazione sulla vita, poi non me ne vedo faccio guardo. Litigano fino a venire alle mani proprio il giorno del tanti auguri a te. Compleanno? Bravo, è compleanno del Coltiello. Che cosa era successo? È vero Watson? Ma commissario, veramente ci stai dicendo una cosa nuova. Prendiamo il filo, signora. Sei scoso, due o tre? Coltiello, no, signora, dicevo il filo della logica. E come avevo pigliato il filo? Ci porterà sicuramente alla soluzione del caso. Ma tu, Watson, non lo vedo. Dov'è la cameriera? Sta in cucina. Andate a chiamare. Sì. Adesso viene la cameriera, Watson. Con la blocca. Amina? Amina, vieni subito qua. Che comandante, signore? Qua c'è il commissario... lo schiattato. Lo scolato, signore. Lo scolato. Può parlare. Adesso vi farò alcune domandine. Se rispondete bene, ci metto 10. Guarda, volete ripetermi quello che mi avete detto ieri al commissariato? Oh, a me è stato commissariato!
Io venire da lontano non capire bene. Avanti! Ripetete tutto quello che mi avete detto. Nessuno vi farà niente. Tagliare lui! Con la vostra vera identità. Oh! Un giorno ce l'ho più! Ma tu non sei africano? Eie! E per tutta la gente! E per tutta la pulita delle Puglie! Ma napoletana? Ma come paese da lì? Ma c'è la Napoli! Oh! Vicino Salerno! Che paese? Vicino Battipaglia! Ma qual è il tuo paese che parla nella cucina? Castelluccio da Sauro! È chiuso! Sarà in Africa! Ma perché ti sei travestito? Perché? Perché oggi è più facile trovare un posto come straniero che come italiano. Dovete dei contri. Per un'unità liquidazione, tu trattate con un manatello. E se tu va buono, ti ha sposato neanche Zalà, l'unica della città pensione. Ma noi ti abbiamo dato una casa, da mangiare, un abito d'amore. Perché non ce n'è più. Lenzo, signora, questo è un altro discorso. Avanti, continuate. E io ti ho detto, casa mia, sono capato troppo. Se va a calare la concessa, non vedi tu la fa a Cuba. Niente, ma ne la cava, c'è il fangolo. Silenzio, tagliatela. E com'era seduta la signora? Oh, faccio vedere, ecco. A casse. Ah, così? E che faceva la signora delle gardenie? Signora vuole dire la signora delle orchidee? Ma siete sciolti, avete buoni tutti e più! Avanti voi! Ehi, saltetta! Ma i salti all'altra! Ma commissario, ma facciamo un robò! Io parlavo del fatto che sono geloso, che lui voleva avere i figli miei, e io no! Capito, Angela? Siamo provomi, vi dico una cosa, lei è incapace di procreare? È impotente? E allora perché questa gelosia? E perché la signora disse, ma questo è un fatto di sangue! Di quale sangue tagliate la parlava? Di quale sangue? O sangue che l'hai bevuto! Avanti! Ehi, fatti! E che me ne faucce di un pauce! E lei? Oh no! Ha contento tutto il bacio! Ma dopo! Me l'ho visto! No, vai a testaccia! E la signora è il suo posto! Watson, stalle addosso! Ma che è tu, Watson? Avanti! Sei un papà pozzone! Che mano trezzo! Che mano trezzo! E sta detta! Tra me e te, o Maure! O Maure! Tre giorni per capire che cosa significasse questa parola. Abbiamo aspettato un traduttore albanese per capire qual era il significato. O Maure è il mare. Il mare. Il mare. E la luce del mio cuore. E non ce lo dobbiamo dimenticare perché il coltello è morto, annegato. Tutto ritorna, Watson. Tutto ritorna, Watson. Tutto. No, niente ancora, ma qua c'è il commissario, l'ho scovato. Lo schiattate, signor? Lo scovate? Commissa, finalmente. Però un momento, commissario, ma voi che ci fate qua? Chi vi ha fatto entrare? È trasuto con me. Sentite, ma voi ci siete voi? E che fa? È il fidanzato di mia figlia Lucia. Certo. Caro Alberto, piangete anche voi la morte per il mio povero Giovanni. Ma veramente io sono una affidata. Come? E perché non sta la casa vostra? Mi ci buttini che va qua. Sentite, ma voi ci siete. Dove sta Lucia? Come va a chiamare? Lucia! No, signore, io volevo ci trovare giù lassù. Ma Lucia, è giù, Lucia. Sa Alberto, ma tu non hai mandato mamma. Ma ragazzi, io qua non hai. Sentite, ma voi ci siete. Chi dici che rispondi te e fatti in sta famiglia? Fermi tutti! Amico! Che sta, tenere? Venga, non abbia paura. Come ha detto, il signore risponde sempre in mezzo ai fatti della famiglia. Sì, e con una certa aria da padrone. E dire che il povero Don Giovanni, quando io gli ho fatto l'assicurazione... Vedo, prego l'assicuratore. Sì, signore, come? E mi dica una cosa. Il coltiello le parla preoccupato. Eh? Preoccupato? Preoccupatissimo, signor commissario! Poteva dire anche molto preoccupato! Ma no, preoccupatissimo! E poi faccio una domanda strana! Sì, faccio una domanda strana! E se uno vuole così, vale, e vada. Se uno vuole così... Vada! Non volevo andare! Non volevo andare! Non volevo andare! Non volevo andare! Commissario, è sparito pure un diario! Fermi tutti! Non nessuno si muove dal proprio posto! Tieni gli occhi, Watson! È sparito un diario, c'è stato un furto! E in questi casi che si fa? Chiama la polizia, la chiamo io! La chiamo io! Ma ti cazzi che ragione? Cazzi! Che? 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 Che?
commissario Carlo Scovato, mi hanno chiamato, c'è stato un furto oggi, è stato rubato un diario. Mi dica la cosa, era compromettente? Parlava di mio padre. Qua, signor commissario, si tratta di far sparire ogni cosa che può parlare di mio padre. Mi dica una cosa, ha qualche sospetto? Sì, Don Franco, in combutta con mia madre. Combutta a me? Oh, quacque tu, brutto figlio mio! E poi è passato la linea, è passato. E se il fisco posso entrare? Fermi tutti, a me gli occhi! Chi è? A me gli occhi, sono il commissario Carlo Lo Scovato. Lei chi è? Io sono Gaetano Palumbo, sono appena stato in ospedale, mi hanno detto che sono malato gravemente, non mi potete arrestare. Mi raccomando, prima, durante e dopo i pasti. Mi segga lì e cerca di non morire per i prossimi 15 minuti. Dunque, signori miei, le gambe qui dei frammenti del mosaico sono giunto alle mie conclusioni. Hai raffreddore! Curate, curate! Dunque statemi a sentire! Attenzione! Il... taglia la tela! Amico e socio del... del fu... ah! Coltiello! Se n'era venuto! Beh, ciao, come stai? Vediamo un drinketto! Guarda, sono bella piava! Bello bello! Da... Vancouver, carico di soldi, fingendosi, uè, che ne sei? Una cosa di soldi, vieni tu, una cosa di soldi, vieni, generoso e leale, per conquistare con male arti i favori della signora Palumbo, che da lungo tempo e segretamente amava. Avrei un posto al sole. Coprendo romanzescamente che invece Coltiello era vivo, ha pensato di... ha pensato di sopprimere il Coltiello rubandogli la donna e il danaro. Certamente qualche demone gli ha consigliato certe cose. Non mi sento bene. Tutto era previsto, tranne l'intervento del commissario Maigret. L'ispettore Derrick? No. Il maresciallo Locke? No. Mondalbano sono? No. Commissario Rex? No. Chi sono? Ah, di Carlo Lo Scovato. Ma la della Palumbo, vi dichiaro in arrosto. Arresti in dichia? No. Mandestra chia? No. Come si dice, Watson? Ah, per giocare la chiave d'arresto? No! Ma gliela te la Palumbo! Venite a venire! E non capite che lo vuoi dire! Vabbè, basta! È arrivato il momento che dobbiamo dire la verità! Commissario, venite a me! Qua si è preso! Rischi per fiasco! Mamma mia, resuscitato! Papà! Che piacere dovere, papà! Ma che papà è papà? La madonna! Non mi muovi da vicino a me! Roberto, basta! È arrivato il momento che dobbiamo parlare! Io vi devo dire tutta la verità! È arrivato il momento! In cui devo parlare io! E dire le cose come stanno. E parla buona. Umberto, Lucia, voi siete due ragazzi meravigliosi. È la cosa più bella che vi sia capitata in questa casa. È stato quello di essere vostro padre. Umberto, ricordi che cosa mi dicesti il giorno del mio compleanno? Papà, i soldi fanno schifo. I soldi non danno la felicità, l'affetto sì. Io ho riflettuto sulle tue parole. E mi sono convinto una cosa. I padri ogni tanto dovrebbero ascoltare le parole dei figli. Ecco qua. Qua c'è l'assegno che Don Frank mi chiede per sparire e non farmi vedere mai più da voi. Sti soldi l'una e volte, vi restituisco. Ah, e ora si è cominciato a cominciare. Sono soldi dei ragazzi. Ma io non capisco, papà. Ma perché hai accettato tutti questi soldi da Don Frank? Per non farti vedere più da noi. Perché? Perché? Perché ragazzi, io non sono vostro padre. Il vostro vero padre è Don Frank. Mi schifano dai cibri. Un Watson mi schifo. Ragazzi, vostro padre
diversi anni fa commisi un errore di gioventù, ma un errore così fatto per amore. E per non confessare al mondo che voi non avevate un padre, vergognandosi della cosa, si ritrovò la mia foto per caso tra le mani, la mise in cornice per tutti questi anni e ha fatto credere che io fossi vostro padre. Le cose non stanno così. Che se...